Allora, in breve, il presupposto è che il comparto suinicolo italiano è orientato sostanzialmente alla produzione di prosciutto crudo. Negli ultimi decenni c'è stato uno scadimento di difetti della materia prima, della qualità della materia prima. Il progetto intendeva mettere in atto strategie di tipo genetico, gestionale e alimentare, finalizzate a sostenere la qualità del prodotto, del prosciutto crudo. Il progetto è stato sviluppato mettendo assieme tutti gli elementi fondamentali della filiera, e quindi abbiamo la casa genetica, abbiamo gli allevatori di scrofe, abbiamo gli ingrassatori, abbiamo la filiera di produzione del prosciutto crudo, il prosciuttificio, e chiaramente abbiamo l'università che ha curato la parte scientifica, con l'idea di sviluppare e testare dal punto di vista sperimentale strategie genetiche e gestionali e alimentari che poi potessero essere realmente implementate nella realtà produttiva, e quindi utilizzando anche delle realtà pilota, una scrofaia e un ingrassatore, che potesse testare e validare quello che era stato ottenuto dal punto di vista della ricerca sperimentale. Di sviluppare delle strategie validate che siano in grado di migliorare effettivamente la qualità del prodotto finito, partendo dal presupposto che la qualità del prodotto finito dipenda in larga misura dalla qualità della materia prima, cioè delle cosce, e risolvendo quindi alcune problematiche di difettosità. E contestualmente abbiamo lavorato anche per migliorare l'efficienza degli animali, in modo tale da avere anche un impatto positivo dal punto di vista della sostenibilità ambientale degli allevamenti. Il concetto è quello della filiera, perché il comparto suinicolo è fortemente in filiera, e quindi chi fa ricerca in quell'ambito deve necessariamente mettersi in quella realtà che è la realtà operativa degli allevatori. Ecco, se posso aggiungere, siccome siamo in attesa dei nuovi disciplinari di produzione, la nostra ricerca è in grado di dare quelle informazioni necessarie agli allevatori e agli attori della filiera per poter implementare queste variazioni che i disciplinari propongono, perché altrimenti il settore si troverebbe in grande difficoltà. Noi abbiamo già partecipato a diversi convegni, a riunioni tecniche, a seminari attraverso anche le riviste di Suinicoltura, a webinar. Abbiamo in formazione due dottorandi di ricerca che ormai lavorano nel settore. E abbiamo anche una buona produzione scientifica. Abbiamo una produzione scientifica che non è da poco, insomma. Quindi, poi abbiamo i contatti con il consorzio, con la Coldiretti, perché anche per la parte di divulgazione dei risultati, quindi pensiamo, insomma, che di aver coperto anche bene l'aspetto della condiviso delle aziende, le quali sono portate poi a validare nei termini non scientifici ma nei termini pratici verso il consumatore quanto realizzato nella fase di studio.